Ben ritrovati al primo appuntamento del 2024 con l'agenda del santuario. Nel corso di questa puntata ripercorreremo alcune delle celebrazioni natalizie che si sono svolte all'interno del santuario di San Pio da Pietrelcina. Stiamo vivendo il tempo liturgico del Natale, vogliamo approfittare anche di questo spazio, di questo programma, per ricordare quelli che saranno gli ultimi appuntamenti di questo tempo liturgico, appunto. Sabato. Sabato 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, le eh, sante messe saranno come agli orari festivi. Ma alle 11.30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Don Donato Dota, novello sacerdote, e alle eh, 18 eh, il ministro provinciale Fra Francesco Di Leo presiederà la celebrazione eucaristica. A cui seguirà. La venerazione del Bambinello. Sono gli ultimi passi di questo tempo liturgico che abbiamo vissuto fin dal principio con la preparazione nel tempo di Avvento e poi con la festa vera e propria il 24 dicembre e il 25 dicembre. Questa mattina però vogliamo fare un piccolo passo indietro e tornare all'ultimo giorno dell'anno civile 2023, il 31 dicembre, domenica 31 dicembre, quando alle 18 il consigliere generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Fra Maurizio eh, Placentino, ha presieduto la celebrazione eucaristica delle ore 18, al termine della quale c'è stato il tradizionale canto del Tedeum di ringraziamento per l'anno trascorso. E vogliamo allora ascoltare eh, un breve passaggio dell'omelia di Fra Maurizio. Il termine, come forse sappiamo, meditare. In greco significa letteralmente mettere insieme, mettere insieme le cose. Ecco cosa mette insieme Maria nel suo cuore? Sicuramente mette insieme quello che le è successo, la parola di Dio che le è andata incontro e tutti gli eventi della sua vita. Ecco, anche noi siamo invitati a fare questo, a mettere insieme quella che è la nostra vita. Gli eventi che ci capitano ogni giorno, tutte le situazioni che siamo chiamati a vivere, le più umane, le più semplici, siamo chiamati a metterle insieme con la parola di Dio, a far abitare nella nostra storia la parola di Dio che ci parla, che vuole dare senso, che vuole dare luce ai nostri giorni. È un bisogno profondo, tanto più all'inizio, al termine e all'inizio di un anno, sapersi fermare. Saper far sedimentare la parola di Dio dentro di noi, in una vita che spesso invece ci porta a correre, a occuparci di cose da fare, quanto è importante saper riservare uno spazio per meditare nel proprio cuore, per far scendere la parola di Dio, semplicemente per fare spazio a Dio. Il silenzio, diceva qualcuno, è il custode della parola, il custode della parola di Dio è il silenzio. E vedete nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, nei racconti dell'infanzia, questo silenzio quasi si personifica nella figura di San Giuseppe. Non parla molto, ma lui è il custode. È il custode di quella parola fatta carne. È il custode di Maria che accoglie Dio nel suo grembo. È il custode di un mistero così grande. Ecco all'inizio di questo anno, quasi come proposito, quasi come impegno. Riserviamoci il tempo per meditare, per custodire nel cuore la parola, per guardare a ciò che ci avviene non con la fretta di fare tante cose, ma con la voglia di vivere in profondità, con la coscienza che Dio abita con noi e vive con noi e vuole aiutarci a vivere bene ogni aspetto della nostra vita. Abbiamo bisogno di spazio, di tempo, per far emergere quelle ragioni che la ragione non conosce. Ecco, allora vogliamo chiedere questa sera in modo particolare a Maria questi doni, il dono di saper custodire la parola nel silenzio, di saper trovare spazio nella nostra vita per far abitare il volto sorridente di Dio, per far entrare quel volto in tutte le situazioni che siamo chiamati a vivere. Chiediamo a lei di saper custodire di saper conservare ecco, le cose buone che abbiamo da conservare in questo anno. E ci sono cose che forse dobbiamo lasciare andare, cose su cui è inutile soffermarci, cose che magari ci turbano, ci hanno ferito, su cui è inutile perdere tempo e custodire invece le cose buone, le cose importanti, anche quelle cose su cui non abbiamo ancora trovato il senso. Sono le cose. Sulle quali il Signore ha ancora da dirci una parola, come è successo proprio per Maria. Lei ha fatto proprio questo. Ha custodito le cose buone che le sono successe e ha custodito le cose misteriose su cui ancora non aveva capito. E in quel saper custodire, ha fatto spazio alla grazia di Dio. Ecco allora, chiediamo anche su di noi questa sapienza, questa capacità, e lo vogliamo fare proprio invocando Maria e vorrei prendere le parole che Don Tonino Bello ci ha consegnato in una sua preghiera alla Vergine, de, di, alla Vergine Maria. Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio, non farci tremare la voce quando... A dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani e preservaci dalla tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Aiutaci a comprendere che additare le, le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono in fondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. L'anno civile il 2023 si è dunque concluso con il canto del Te Deum come dicevamo e le celebrazioni eucaristiche del primo giorno del 2024 mh, sono state Presiedute da Fran Nicola Monopoli e da Fra Aldo Broccato. Vogliamo allora ascoltare un breve passaggio dell'omelia di Fran Nicola Monopoli, responsabile della pastorale giovanile del santuario, che appunto è stata pronunciata nel corso della celebrazione delle 11.30. Paolo VI volle che il primo giorno dell'anno fosse dedicato al tema della pace, che è un tema potremmo dire quasi doloroso. È un tema sempre, perennemente ferito, che porta tanto dolore nel mondo e nella vita personale di ciascuno di noi. Ma ecco, vorrei un po' svolgere questo piccolo compito che ho questa mattina di commentare la parola di Dio, a farlo a partire ecco, da un film che ultimamente mi ha molto commosso e, eh? Ed è stato per me anche motivo anche di riflessione. Forse tanti di voi l'hanno visto, visto che se ne è parlato tanto, non spoilerò nulla per coloro che ancora avranno la possibilità di vederlo. Sapete c'è cioè, questo film, c'è ancora domani. Penso che sia proprio il tema giusto: anche le parole giuste per introdurci in un tempo nuovo. Questo film bellissimo no? di Paola Cortellesi è protagonista principale, ma anche la regista. Un film realizzato da una donna in questo tempo, già questo mi sembra ancora molto profetico. Ebbene, per sintetizzare questa cosa, anche per coloro che non lo hanno visto, ecco, naturalmente credo che possa essere facilmente comprensibile. C'è la storia di una donna, ma non solo di una famiglia, che vive in un tempo, un tempo limitato, un tempo segnato da cose che, sei, che in qualche modo costringono la vita di questa donna. Ma lei in questo spazio limitato che eredita trova il tempo di seminare qualcosa per un futuro, per un domani. C'è ancora domani. Ora anche questa espressione ovviamente significa tante altre cose nel film che non sto qui a dirvi, ma dalla quale, ecco, da, da, da questo film vorrei sottolineare alcuni aspetti. Prima di tutto questo aspetto della storia. Siamo entrati in un tempo nuovo. Che ne facciamo di ciò che è accaduto fino a ieri? Lo buttiamo, lo archiviamo, ci dimentichiamo? Non è possibile, anche se volessimo. Nella nostra vita sono avvenute tante cose belle, tante cose di cui non finiremo mai di ringraziare il Signore, tanti incontri, tanti nostri gesti, successi, cose che abbiamo compiuto e che certamente tante volte torneremo a raccontare, magari orgogliosi di noi stessi, di quello che siamo stati capaci di vivere e di operare, ma non di tutto, non di tutto purtroppo. Ci sono delle parole, dei gesti, delle cose. Che non sono stati all'altezza della nostra intelligenza, del nostro cuore, della nostra sensibilità, di quello che crediamo di essere. Tante cose brutte, magari ci fosse la possibilità di tornare indietro come nei film, no? Per togliere qualche passaggio. Non è possibile. E talvolta queste cose accadute, questi errori, noi credenti chiamiamo questi errori peccati. E anche l'espressione che utilizziamo nel ricordo di queste cose è proprio questa: peccato, peccato, perché in realtà, ecco, questo ci ha segnato come una stigma, come qualcosa che vorremmo in tutti i modi cancellare. Ci sono degli errori poi, dopo, che non sono semplicemente conosciuti da noi stessi, ma che hanno segnato anche la vita della nostra famiglia, dei nostri cari nel contesto anche lavorativo e magari saremo sempre abitati potremo fare cose bellissime ancora nella vita ma ancora molti occhi quando ci guarderanno in qualche modo, in modo silenzioso implicito diranno eh ma tu sei quello di tu sei quello che è, è così fratelli la pace parte anche dal presupposto di accogliere questa ferita ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Eccoci ritornati ancora insieme, stiamo ripercorrendo eh, alcune celebrazioni del tempo di Natale che eh, si sono svolte nel santuario di eh, San Pio da eh, Pietrelcina. Adesso vogliamo ascoltare un breve passaggio dell'omelia di Fra Aldo Broccato, rettore del santuario, pronunciata durante la celebrazione delle ore 18 di lunedì 1 gennaio, solennità di Maria Madre di Dio, giornata mondiale della pace proprio in ragione di questa grazia noi possiamo ricevere da Dio questo dono di vita, una vita anche quella terrena che non dobbiamo sciupare, che non dobbiamo disprezzare, ma che dobbiamo valorizzare in tutte le sue realtà, in tutte le sue esperienze e in tutto ciò che la storia cioè, personale di ciascuno poi fa vivere. La vita a volte ci fa vivere momenti gioiosi, a volte però ci chiede anche sacrificio, impegno, perché no sofferenza. Ma nella nostra vita, e lo sappiamo, come cristiani, anche le sofferenze dinanzi a Dio hanno il loro valore. Ecco perché un anno che inizia certamente ce lo auguriamo felice, prospero, pieno di gratificazioni. Ma qualora. Dovesse accadere che la vita anche in quest'anno ci chiede qualcosa in più, un sacrificio, magari una mortificazione, una sofferenza, ecco con la consapevolezza che questa vita è dono di Dio, dobbiamo offrirlo e dobbiamo fare in modo che sempre e comunque ci mettiamo nella prospettiva di un dono, un dono che riceviamo e un dono che diamo. Anche in ragione dei fratelli, spendiamo il nostro tempo. Nella carità, nella possibilità che abbiamo di contemplare il volto di Cristo, il volto di Dio, il volto del bambino di Betlemme anche attraverso i nostri fratelli più bisognosi. Ed è importante questo proprio nella carità alla quale siamo chiamati per ravvivare la nostra fede e la nostra speranza, ma per farla fiorire all'interno delle nostre azioni di carità. E sappiamo bene che anche Gesù. Non si è sottratto a tutte le realtà umane che lui ha abbracciato, di cui si è rivestito. Non a caso, proprio il Vangelo ci ha parlato del rito della circoncisione: ha obbedito a una legge. Giuseppe e Maria hanno obbedito a quella legge mosaica, che era segno anche di un'alleanza con il Signore. Gesù stesso si sottopone in tutto e per tutto alla nostra storia, e non a caso, nella lettera ai Galati, Paolo ci ha ricordato. Che Gesù è nato da donna, è nato sotto una legge proprio per riscattare quelli che vivevano sotto la legge. E la legge purtroppo ha i suoi limiti, perché è il segno di quel peccato che ci portiamo. Ma in Gesù anche la legge ha trovato, possiamo dire, la sua, il suo compimento e la sua pienezza, perché oltre la legge Gesù ci ha portato la grazia. Ed è chiaro allora che con la benedizione di Dio e sotto lo sguardo della Madre sua non possiamo che vivere, e ce lo auguriamo, giorni di pace. Certo, la situazione attuale non ce lo racconta. Viviamo tante situazioni di guerra in Ucraina, nella Terra Santa, la stessa terra dove è nato Gesù e dove ha vissuto. In tante altre parti del mondo viviamo conflitti all'interno delle nostre relazioni. Viviamo conflitti forse anche all'interno dei rapporti più intimi che abbiamo. Dobbiamo implorare la pace, una pace che solo Dio ci può dare e che solo la Madre di Dio può intercedere in ragione di quello che lei è stata e di quello che lei è oggi, perché è Madre di Dio ma è anche Madre di ciascuno di noi, Madre di un'umanità nuova, redenta, perché Gesù, oltre ad essere Dio, è vero uomo e ha condiviso in tutto la nostra natura umana, anche quei limiti che molte volte ci portano, più che a operare per la pace, a operare per la guerra. Ma non dobbiamo perdere la speranza, soprattutto nella preghiera, di invocare la pace per tutti, la pace per ogni luogo dove l'uomo, invece di accogliere la vita e di donarla, forse la elimina, la uccide, la violenta in tanti modi. Il Signore abbia misericordia di noi sempre, ci mostri ancora il suo volto, ci faccia grazia. Questo è l'augurio più bello per un anno che inizia e ce lo auguriamo. Preghiamo la Madonna perché interceda per noi, affidiamo ai nostri santi, a San Pio, che tanto amava la Madonna e tanto pregava la Madonna, proprio perché questo sogno e questa benedizione continuino ad essere per noi il dono che da oggi e per i giorni a venire Dio ci dona ancora. Parole molto profonde quelle di Fra Aldo Broccato, rettore del santuario, che riassumono il senso della celebrazione del primo giorno dell'anno che è dedicata in maniera specialissima alla pace. È un tema davvero che sta molto molto a cuore. Le attività del santuario poi nel corso della settimana sono proseguite anche con la preghiera del Santo Rosario delle 20.45 e, e il 28 dicembre, giovedì, c'è stata... L'adorazione eucaristica. Ascoltiamo un breve passaggio della meditazione del guardiano del convento, Fra Rinaldo Totaro. Signore Gesù, questa sera siamo davanti a te per ringraziarti della tua presenza in mezzo a noi, per vivere contemplando te nell'Eucarestia come i pastori, i magi hanno contemplato te nel bambino di Betlemme. Ti vogliamo ringraziare Gesù perché ci hai illuminati, non soltanto con il Vangelo, ma anche con l'esempio dei santi. E questa sera vogliamo affidare la nostra adorazione, la nostra contemplazione di te, Eucaristia al padre san francesco sì in questi anni viviamo ecco quello che lui ha scritto la sua regola viviamo quello che lui ha voluto vivere in presepe di greccio ma soprattutto viviamo la sua comunione con te sulla verna con l'impressione delle stimmate e questa sera Gesù vogliamo ricordarci di quella sua parola che ci, stata, che ci ha detto, che ci ha consegnato, ricordandoci che dobbiamo avere fede nella tua presenza, nell'Eucarestia. Difatti lui ci dice che come allora tu sei venuto nel mondo nell'umiltà umiliandoti e divenire uomo nel grembo di Maria e condividere la nostra umanità, così ogni giorno tu Gesù vieni sul nostro altare, ogni giorno ti umili per essere in mezzo a noi. Ti vogliamo ringraziare di questo Gesù. Vogliamo credere fermamente nella tua presenza e questa sera vogliamo stare con te per adorarti, per chiederti di aumentare la nostra fede, per chiederti misericordia per questa nostra umanità. per chiederti aiuto e soccorso alle tante vittime che ancora oggi, come gli innocenti a Betlemme, sono oppressi, sono sterminati dagli interessi umani, dal desiderio dei potenti di prevalere, di dominare. Gesù ti chiediamo di soccorrere tutti e anche di convertire il cuore di questi potenti, di questi uomini che non tengono in alcuna considerazione la vita dei fratelli. E infine ti chiediamo Gesù di convertire anche il nostro cuore, perché lo sappiamo bene anche noi, nelle piccole cose quotidiane, tante volte non rispettiamo nella nostra vita, né la vita degli altri. Siamo giunti al termine del nostro spazio dedicato agli appuntamenti nel santuario di San Pio da Pietrelcina. Ricordiamo dunque ancora una volta quelle che saranno le eh, celebrazioni eh, del 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, alle 11.30 Don Donato Dota presiderà la celebrazione eucaristica eh, e alle 18 il ministro provinciale Fra Francesco Di Leo, Presiderà uh, la celebrazione al termine della quale ci sarà la venerazione del bambinello, mentre uh, stiamo vedendo anche il sito internet del, uh, dell'ufficio accoglienza Pellegrini: www.convento santuariopadrepio.it all'interno del quale potete ritrovare tutte le varie news relative all'attività del santuario con tutti i numeri telefonici gli indirizzi email per richiedere informazioni e per tutte le successive attività che caratterizzeranno questo mese di gennaio. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima settimana.